Bene, buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi continuiamo a parlare di ruote dentate. Se vi ricordate, nella scorsa lezione abbiamo incominciato ad affrontare alcuni problemi cinematici che sono connessi alla progettazione di ruote dentate ed in particolare abbiamo considerato il caso dell'interferenza. Abbiamo considerato il caso peggiore dal punto di vista della interferenza, cioè quello di accoppiamento rocchetto-dentiera. E in maniera molto semplice abbiamo dimostrato questa formuletta che ci dà il numero minimo di denti, z minimo, che è uguale a 2 diviso il sen quadro di teta, dove teta è l'angolo di pressione, normalmente unificato a 20 gradi, per cui questo è all'incirca uguale a 17. Questo come formuletta pratica applicativa, dal punto di vista più teorico, concettuale, al fine di evitare l'interferenza, vi ricordo, il contatto tra i denti, parliamo di ruote con profilo ad evolvente, di circonferenza, deve avvenire all'interno del segmento T1, T2, dove T1 e T2 sono rispettivamente i punti di tangenza della linea di ingranamento con le due circonferenze basi, quindi con la circonferenza base della ruota 1 che abbiamo considerato come ruota motrice e della circonferenza base 2 come ruota conduttore. Quindi bisogna fare in modo che le troncature esterne della ruota motrice e della ruota condotta intersechino la linea di ingranamento in due punti che abbiamo indicato con M1 ed M2 che siano interni al segmento T1-T2. Va bene? Ma questo è un aspetto cinematico di fondamentale importanza, ma dobbiamo tener conto anche di un altro aspetto, cioè della continuità del moto. Poiché i denti naturalmente ingranano tra di loro, ma naturalmente hanno un'altezza limitata, in particolare abbiamo fatto riferimento al proporzionamento modulare, quindi il singolo dente sporge sulla circonferenza primitiva dell'addendum e sporge internamente, sempre rispetto alla circonferenza primitiva, del dedendum, e questi due tratti sono delimitati dalla circonferenza di troncatura esterna e troncatura interna per ciascuna ruota, è ovvio che il contatto ha inizio in un punto e a un certo momento i due profili si lasciano. Però noi dobbiamo garantire la continuità del moto, perché dobbiamo fare in modo che il rapporto di trasmissione, in questo caso, rimanga costante, che la trasmissione del moto sia continua, cioè senza intermittenza. Perché per assurdo potrebbe accadere che i denti ingranano, una coppia di denti ingranano tra di loro, a un certo punto si lasciano, immaginiamo che ci sia una situazione di pausa, di transitorio, dopodiché inizia il contatto con un'altra coppia di denti. Se questo dovesse accadere, naturalmente viene meno il contatto, viene meno la forza resistente, e quindi naturalmente la coppia motrice che è fornita dal motore e che agisce sulla ruota motrice naturalmente produrrebbe un'accelerazione, perché verrebbe meno la forza alla coppia resistente. Ok? Questa accelerazione comporterebbe successivamente, di lì a poco, un urto con il contatto e quindi quel classico ticchettio che si verifica per esempio nelle ruote usurate, no? Perché naturalmente a causa dell'usura il profilo del dente viene gradualmente modificato perché parte del materiale viene appunto asportato per usura. Quindi è di fondamentale importanza garantire anche la continuità del moto. E questo è l'argomento di cui andiamo a trattare in questo momento. Va bene? Quindi, thank you.
Allora, come al solito, dobbiamo realizzare uno schema per poter ragionare su questo aspetto e poi giungere a delle formule che siano di pratica applicabilità. Va bene? Ok, allora partiamo sempre con il disegnare la coppia di circonferenze primitive. Della ruota motrice e della ruota condotta, questo è 1, questa è la retta tangente alle due primitive nel centro di istantanea rotazione, che abbiamo indicato con P con 0 o 1 o 2. Quindi andiamo a tracciare la linea di ingranamento con un certo angolo di pressione che normalmente è 20 gradi, qui esagero un po' per dare maggiore chiarezza allo schema. Dopodiché dal punto 1 calo una perpendicolare e questo è il punto T1 di cui si parlava prima. Analogamente da O2 vado a considerare la perpendicolare alla linea di ingranamento e questo è il punto T2. Questi punti T1 e T2, come ben sappiamo, sono i punti di tangenza della linea di ingranamento, e questo angolo è teta, con le due circonferenze basi della prima ruota. Vado a tracciare un arco di circonferenza base e analogamente per l'altra ruota. Ok? Bene. Poi, con riferimento al proporzionamento modulare, noi sappiamo che l'addendum è uguale al modulo e il dedendum è uguale a 1/25 del modulo. Va bene? Quindi possiamo ricavare la troncatura, il raggio di troncatura esterna della prima ruota. Immaginiamo per esempio che questo sia proprio l'addendum. E quindi vado a tracciare quest'altro arco di circonferenza che rappresenta la troncatura esterna della ruota 2. Quindi questo punto di intersezione è quello di cui si parlava prima, cioè il punto M1, ok? E come vedete cade all'interno del segmento T1-T2, quindi sto considerando un caso in cui naturalmente non c'è interferenza, quindi diamo per scontato che il primo problema sia già risolto. Va bene? Andiamo quindi a considerare la circonferenza di troncatura esterna della ruota 1 e anch'essa interseca la linea di ingranamento in un altro punto che abbiamo indicato con M2. Mentre questo punto è M1, ok? M1, M2 è interno a T1, T2, quindi non ho interferenza, perché se vado a considerare dei profili ad evolvente, questi hanno i rispettivi centri di curvatura opposti, quindi sono convessi. Quali sono i centri di curvatura? T1 e T2, perché le due circonferenze basi, dal punto di vista geometrico, sono le evolute, cioè il luogo dei centri di curvatura. Benissimo. Ma noi in questo caso stiamo parlando di continuità del moto e andiamo a puntare l'attenzione su questo segmento, cioè il segmento P0M1, che viene indicato come segmento di accesso, quindi lambda A. Sto dando per scontato che questa è la ruota motrice che ruota con verso orario e questa è la ruota condotta che ruota di verso antiorario, perché abbiamo a che fare con ruote esterne. Bene,
il segmento B0M1 è il segmento di accesso, quindi di inizio del contatto da M1 fino a P0. Dopodiché il contatto naturalmente prosegue lungo la linea di ingranamento, e questa è una caratteristica del profilo ad evolvente, che ha una linea di ingranamento rettilinea, ok? Non è sempre così, perché per esempio nei profili cicloidali il luogo dei punti di contatto non è rettilineo, ma è rappresentato a due archi di circonferenza. Va bene? Questa è una prerogativa, una caratteristica del profilo evolvente. Questa si indica con lambda R, cioè il segmento di recesso. Va bene? Allora, detto questo, il contatto tra la stessa coppia di denti inizia in M1 e finisce in M2. Quindi i denti iniziano il contatto qui e si lasciano in M2. Poiché noi in questo caso vogliamo garantire la continuità del moto, noi dobbiamo fare in modo che prima che la stessa coppia di denti si lasci, un'altra coppia di denti entri in presa, ok? Quindi c'è un momento in cui il contatto avviene su due coppie di denti, va bene? Ok, e questo per garantire appunto la continuità del moto. Allora, noi adesso prima di tutto dobbiamo andare ad esprimere lambda A e lambda R in funzione di grandezze caratteristiche della coppia di ruote dentate. Quindi, se io congiungo M1 con O2, in questo modo, questo è nient'altro che il raggio della ruota 2 di troncatura esterna, quindi R2E, mentre questo, lo vado ad evidenziare, è il raggio R2, cioè primitivo sempre della ruota 2, ed ancora quest'altro è ρ con 2 della circonferenza base della ruota 2. Ok? Allora io posso scrivere quanto segue. Posso scrivere che lambda A è uguale alla radice quadrata, applicando il teorema di Pitagora, di R2E al quadrato meno ρ con 2 al quadrato. Il teorema di Pitagora applicato al triangolo M1 O2 T2. Quindi questa radice quadrata è praticamente il cateto T2 M1 in questo triangolo rettangolo, meno questo tratto, ma questo tratto sarebbe P0 T2. P0 T2 è praticamente uguale ad R2 per il seno di teta, perché anche questo angolo qui è teta, quindi R2 sen teta è P0 T2. Me lo scrivo qui sotto, quindi questo corrisponde a, abbiamo detto, M1 T2, e quest'altro termine corrisponde a P0 T2. Quindi M1 T2 meno P0 T2 è uguale a lambda. D'accordo? Con un ragionamento simile noi possiamo anche esprimere lambda R. Ragionamento simile sulla ruota 1. Questa volta puntando l'attenzione, anziché sul punto M1, sul punto M2. Quindi se io congiungo O1 con M2, questo è R1 esterno. E vado a considerare questa volta il triangolo rettangolo O1-M2-T1, proprio sulla falsa riga di quanto fatto prima. Naturalmente questo è il raggio primitivo della ruota 1, questo angolo è ancora θ e questo è ρ1.
raggio della circonferenza base 1. Quindi lambda r è uguale alla radice quadrata di r1 esterno al quadrato meno ρ1 al quadrato meno r1 per il seno di teta. Vedete, otteniamo la stessa formula cambiando 2 con 1. Il ragionamento può essere fatto anche con riferimento allo schema ed in particolare puntando l'attenzione sulla ruota motrice, sulla ruota 1. Quindi siamo riusciti ad esprimere lambda A e lambda R in funzione di questi parametri, dove ciascuno di questi può essere ulteriormente esplicitato in funzione di parametri più tecnici, caratteristici della coppia di ruote tentate. Va bene? Perché? Perché noi sappiamo che R, scrivo soltanto R, sarebbe il raggio primitivo, vale per 1, vale per 2, è uguale a mz mezzi, quindi mz1, mz2 mezzi, ok? Quindi il raggio primitivo lo posso esprimere in funzione di questi termini. Ancora, il raggio della circonferenza base è uguale a quello primitivo per il coseno di teta, e quindi questo è uguale ad mz mezzi per il coseno di teta, cioè funzione del modulo del numero di denti e dell'angolo di pressione. E ancora abbiamo i raggi delle troncature esterne. I raggi delle troncature esterne, indico soltanto con RE, vale per la ruota 1 e per la ruota 2. Troncatura esterna, secondo il proporzionamento modulare, è uguale al raggio primitivo più l'addendum, che è uguale al modulo. Va bene? E quindi qui forse vale la pena di esplicitarlo. Quindi abbiamo mz mezzi, per cui qui abbiamo z mezzi più 1, ok? Mettendo in evidenza il modulo. Ecco, vado avanti con lo sviluppo di questa formuletta perché viene fuori una formuletta proprio pratica, diciamo da officina, che ci consente di risalire al modulo, ok? Ecco, infatti questa può essere ulteriormente scritta, qui si fa il minimo e multiplo, quindi abbiamo un m mezzi z più 2, ok? Se questo 2 lo portiamo qui, 2 volte r rappresenta il diametro esterno della ruota. Ci siete? Eccola, ritorno qui per questione di spazio. Quindi cosa posso scrivere? Che il diametro esterno, che sarebbe 2re, è uguale al modulo per il numero di denti più 2, e da questa può essere facilmente ricavato il modulo, perché il modulo è uguale al diametro esterno diviso z più 2. Questa formuletta è molto nota, è molto utile nella pratica per poter risalire al modulo, perché se voi avete davanti una ruota dentata che dovete rifare, per esempio alle macchine utensili, misurate il diametro esterno col calibro, ok? Contate il numero di denti, sommate 2, dividendo ottenete il modulo. Il modulo è importante per la lavorazione, perché dovete scegliere l'utensile naturalmente, ok? Quindi per il settaggio della macchina, può essere una fresatrice o a secondo se stiamo utilizzando un taglio di forma, oppure una dentatrice se utilizziamo un taglio per il miluppo. Va bene? Ok, quindi mi sono leggermente allungato per darvi informazione di questa formuletta pratica, ma la cosa importante, ritornando alle espressioni del segmento di accesso e del segmento di recesso, è che entrambi sono funzioni di che cosa? Modulo, numero di denti e angolo di pressione, che sono dei parametri caratteristici delle ruote dentate. Va bene? Ok. Queste sono delle formulette naturalmente interessanti, utili nella pratica, ma noi dobbiamo continuare a parlare della, appunto, della continuità del modulo.
Ecco, un parametro caratteristico, quindi diciamo se volete un indice di merito, un indice di qualità della continuità del voto, è il grado di ricoprimento. Allora, il grado di ricoprimento viene definito come gamma maiuscolo, solitamente, come il rapporto tra l'arco d'azione totale, che viene indicato con E, per il passo primitivo. Va bene? Ma l'arco di azione può essere distinto in due aliquote, cioè un arco di azione associato alla fase di accesso più un arco di azione che è associato alla fase di recesso, diviso il passo. Va bene? Allora il punto ora è quello di andare a collegare la lunghezza dell'arco di accesso e di recesso rispettivamente con la lunghezza del segmento di imbocco nella fase di accesso e di recesso. Allora, a questo proposito possiamo fare anche un altro schemino per maggiore chiarezza, e lo facciamo qui sotto. Quindi abbiamo ancora una volta le due primitive, questo è un po' il frame fondamentale del disegno che ci aiuta, diciamo, ad ottenere un risultato accettabile come qualità del disegno. Questa è la linea di ingranamento, questo è il punto T1, questo è 1, questo è teta. Ecco, abbiamo anche un arco di circonferenza base, ed è una cosa molto importante, e riporto anche qui un arco di circonferenza di troncatura esterna al fine di individuare il punto M1. Va bene? Attenzione, se ora facciamo rotolare la linea di ingranamento, sulle rispettive circonferenze basi, otteniamo il profilo devolvente, così come abbiamo spiegato a suo tempo, il profilo devolvente della ruota 1 e della ruota 2. Quindi, facendo rotolare questa sulla circonferenza base 1, otteniamo questo profilo. Facendo rotolare la stessa retta con lo stesso punto tracciante che abbiamo scelto in M1, cioè nel punto d'inizio del contatto, sull'altra circonferenza base, vale a dire su questa, otteniamo l'altro profilo, il cui centro di curvatura non è più T1 bensì T con 2. Va bene? Ed è quello che mi appresto a fare. Questo è l'altro profilo. I profili sono naturalmente a contatto in M1 perché ho scelto quel punto tracciante, tant'è vero che la linea di ingranamento a valle di questo discorso risulta essere naturalmente la normale ai profili, che passa per P con 0, il che garantisce una coppia di profili coniugati. Bene. Ora, per quanto riguarda la continuità del moto, abbiamo detto che noi dobbiamo andare ad esplicitare l'arco d'azione 1 e l'arco d'azione 2 in funzione della lunghezza del segmento di accesso e di recesso. Allora, a tale proposito andiamo a puntare l'attenzione su questo punto qui, che è il punto di intersezione del profilo 1 con la propria circonferenza primitiva. Questo è un altro punto di interesse che lo indichiamo con N1. N1, va bene? Ecco, allora
Questo segmento, abbiamo detto essere il lambda di accesso, in analogia alla figura precedente ovviamente, ma noi possiamo andare anche ad individuare quest'altro tratto, che però è un arco di circonferenza positiva della ruota 1, che va da M1 a P con 0. Questo tratto lo indichiamo con E con 1, ed è proprio l'arco d'azione associato alla fase di accesso. Quindi possiamo dire che P con 0, M1, segmento è uguale a lambda A, e P con 0, N1, arco è uguale a D con 1. Siete? A questo punto dobbiamo trovare un collegamento tra questi due parametri al fine di poter completare la formuletta che esprime il grado di ricoprimento. Ecco, un modo di procedere è questo. Immaginate di tracciare un profilo, che poi sarebbe lo stesso di questo, ruotato, della ruota, profilo del dente della ruota 1, scegliendo come punto tracciante P con 0. Quindi se io scelgo come punto tracciante P con 0, la linea di ingranamento è tangente in T con 1, immagino di imporre il rotolamento di questa sulla circonferenza base 1, il punto P con 0 traccerà un profilo che è una curva evolvente passante per P0 ovviamente. Ed è quello che vado a fare. Abbiamo questo profilo. E se volete, questo profilo è lo stesso di questo ruotato intorno al punto O con 1, perché la ruota 1 ruota intorno al centro fisso O con 1, naturalmente. Quindi diciamo in un istante diverso, ok? All'inizio del contatto interseca la primitiva in N1, quando il contatto è andato a finire in P con 0, perché il punto di contatto si muove su questa linea e va a finire a P con 0, questo profilo è ruotato rispetto ad 1 ed è andato a finire in quest'altra posizione. Ok? Bene. Se ora schematizzo il tutto in questo modo, cioè vado a congiungere O con 1 con questi due punti che li indico con P e Q sulla circonferenza base, cosa possiamo dire? Possiamo dire che P con 0 Q arco di circonferenza base 1 è uguale a lambda A. Perché è uguale a lambda A? È per la costruzione dei profili ad evolvente. Perché se io vado a considerare il rotolamento, puro rotolamento della linea di ingranamento su quella base, è evidente che questo punto arriverà a coincidere con Q e questo punto arriverà a coincidere con P. Quindi naturalmente questo arco PQ deve essere uguale a lambda A. Ok? Bene, allora questa è una condizione che ci torna utile. Ora, se individuiamo questo angolo e lo indico con beta, per esempio, anzi con alfa, cioè l'angolo di cui è ruotato il profilo dalla posizione 1 alla posizione 2, io posso dire questo, cioè posso dire che l'arco P con 0 Q lo posso esprimere anche come il prodotto del raggio della circonferenza base 1 per l'angolo alfa, espresso naturalmente in radianti. Ma se io congiungo N1 con 1, qua
questo angolo qui è ancora uguale ad alfa, perché io ho una rotazione rigida intorno al centro O con 1 che mi porta, ripeto, a sovrapporre il profilo 1 con il profilo 2, quindi la rotazione è sempre una rotazione di alfa. Perché questo? Perché io posso esprimere E con 1, quindi diciamo che E con 1 è uguale all'arco P con 0 N1, quindi l'arco verde, l'arco di primitiva della ruota 1, è uguale a che cosa? È al prodotto del raggio della circonferenza primitiva, quindi R1, per lo stesso angolo alfa espresso in radianti, perché la rotazione è la stessa. Quindi ho in questo caso un arco di primitiva P0 e 1 e un arco di circonferenza base PQ, questo è P, scusate, PQ. No, aspettate un secondo. Questo è P0Q e questo è PQ. Ok. Va bene? Allora, combinando queste formulette, il discorso diventa abbastanza semplice. Perché? Perché possiamo dire che E con 1 è uguale ad R1 per alfa, ma alfa è uguale a PQ diviso rho con 1. Ok. Ok. Ma questo PQ in effetti è anche uguale questo è P0Q, allora questo è PQ che è uguale a lambda A, ma no, è tutto PQ, quindi PQ è uguale anche a rho1 per questo, e PQ, scusatemi, allora lambda A è uguale a P0M1 che è uguale a PQ, per il discorso del puro arrotolamento di cui si parlava prima. Benissimo, quindi questo è uguale ad R1, ma PQ è uguale a lambda A. Insomma, morale della favola, abbiamo questo rho 1 e qui abbiamo lambda. Allora, R1 lambda A diviso R1 coseno di teta, questo e questo si semplifica, morale della favola è che noi otteniamo che E con 1 è uguale a lambda A diviso il coseno di teta. Ecco, questa è la formuletta finale cui siamo giunti. Va bene? Quindi siamo riusciti a collegare la lunghezza dell'arco d'azione con la lunghezza del segmento di accesso in questo caso. Allora, ritornando alla formula che ci dà il grado di ricoprimento, siccome esiste naturalmente un'analoga relazione per quanto riguarda E con 2, noi possiamo esprimere gamma come E diviso il passo, che è uguale ad E con 1 più E con 2 diviso il passo, che è uguale a lambda A più lambda R diviso il passo per il coseno di teta. Ecco, altra cosa che vale la pena di porre in evidenza, che in effetti questo P coseno di teta altro non è che il passo base. PB. È il passo base
a differenza, diciamo, di quello che andiamo a misurare sull'arco di primitiva, che è il basso primitivo. Bene, questa è la relazione finale che ci consente di calcolare il grado di ricoprimento e quindi verificare la continuità del moto. Va bene? Naturalmente il grado di ricoprimento deve essere maggiore di 1, perché se questo fosse uguale a 1 vorrebbe dire che la lunghezza totale dell'arco di azione 1 più 2 sarebbe uguale al basso. Ok? Ma il basso è l'arco di primitiva che intercorre tra due profili successivi della stessa ruota, naturalmente. Quindi cosa vorrebbe dire? Forse lo vediamo meglio su questo schema, perché noi qui abbiamo un dente della ruota 2 che sarebbe questo all'inizio dell'ingranamento, questo è il dente della ruota 1 che spinge, perché abbiamo considerato la ruota 1 come motrice, quindi il contatto inizia qui, spinge e poi si lasciano qui, quindi questo profilo è andato a finire qui, profilo 2, e analogamente il profilo 1 è diventato questo in questo modo. Quindi vedete che il contatto inizia sulla cresta del dente della ruota 2 e finisce con la cresta del dente della ruota 1. Ok? Quindi inizia e si lascia. D'accordo? Ecco, questo arco da qui a qui, se fosse uguale al passo, vorrebbe dire che siamo al limite, quindi ho un grado di ricoprimento uguale a 1 in cui l'arco d'azione totale è uguale al passo, quindi sto troppo al limite, va bene? Quindi la continuità del moto teoricamente è ancora garantita, ma non ho margine di sicurezza. Del resto, attenzione, perché noi stiamo considerando qui teoricamente che la cresta del dente sia appuntita, che qui ci sia uno spigolo. È ovvio che lì c'è un piccolo raccordo, quindi in realtà la continuità del moto non è garantita neanche dal punto di vista pratico. Poi tenete conto, e adesso lo vedremo, che in questi punti ho i valori massimi delle velocità di strisciamento che portano anche all'usura e quindi all'asportazione di materiale. Quindi questa è la parte dei denti che solitamente è più lucida perché c'è maggiore usura, maggiore strisciamento, e quindi di conseguenza il materiale viene asportato e incomincia il gioco, cioè il ticchettio, e quindi questo non va bene. Ok? Questo è il motivo per cui il grado di ricoprimento deve essere maggiore di 1, diciamo solitamente 1,2, 1,4, ma almeno 1,2. Ok? In modo tale che prima che questa coppia di denti si lasci in M2, un'altra coppia entrerà in contatto, con un certo margine di sicurezza che è determinato da questo valore, cioè dal valore del grado di ricoprimento. Ok, quindi questo è il secondo aspetto che abbiamo diciamo richiamato con maggiore dettaglio. A questo punto passiamo ad altri aspetti altrettanto interessanti. Cioè andiamo a vedere i problemi connessi allo strisciamento. Per poter parlare di strisciamenti dobbiamo parlare di strisciamenti assoluti e successivamente di strisciamenti specifici, ma prima di tutto dobbiamo individuare quelli che si chiamano i punti corrispondenti. A questo proposito è molto importante fare una figura chiara quanto possibile e soprattutto abbastanza ingrandita. Quindi il frame della figura è come al solito lo stesso, quindi abbiamo due archi
imprimitive a contatto in P0 come centro di istantanea rotazione nel moto relativo, e immaginiamo che questo sia l'addendum abbastanza ingrandito, e quindi qui vado a rappresentare un arco di circonferenza di troncatura esterna per la ruota 2 in questo caso, e analogamente per l'altra ruota. Allora andiamo a tracciare anche la linea di ingranamento, quindi non è nient'altro che uno zoom, diciamo, della figura fatta prima. Quindi questo è il punto che abbiamo indicato con M1, quindi inizio del contatto, e questo è il punto M2, fine del contatto. Va bene? Andiamo ora a tracciare la coppia di profili, quindi la coppia di profili, ma preferisco riportare anche qualitativamente l'arco di circonferenza base, almeno per delimitare il profilo devolvente che ci apprestiamo a tracciare. Quindi abbiamo un profilo che è questo, che finisce, come ben sappiamo, sulla circonferenza base, quindi questo è il profilo del dente della ruota 2, cioè della ruota condotta. In maniera analoga faccio rotolare questa retta sull'altra circonferenza base e otteniamo quest'altro profilo del dente della ruota 1, cioè della ruota motrice, che finisce naturalmente sulla propria circonferenza base. Quindi questa possiamo dire che è la circonferenza base 1 e questa è la circonferenza base 2. Questa è la primitiva 2 e questa è la primitiva 1. Questo punto è naturalmente P0. Va bene? Così riusciamo ad orientarci meglio. Bene, ora vado a considerare il profilo della ruota 2 nella posizione passante per P0. È lo stesso profilo, va bene? È lo stesso profilo che però passa per P0, giusto? In seguito a questa rotazione che è avvenuta intorno al centro O2, giusto? Della ruota condotta. Quindi abbiamo questa rotazione, d'accordo? Analogamente vado a disegnare il profilo 1 nella posizione passante per P0. Va bene? Fino alla propria circonferenza base e lo prolunghiamo fino alla troncatura esterna. Qui volendo possiamo prolungare questa troncatura esterna e delimitare anche qui il profilo 1 sulla cresta. Ci siete? Bene, perché questo disegno
ingrandito per mettere in evidenza quelli che si chiamano i punti corrispondenti e quindi mettere in evidenza i problemi connessi allo strisciamento assoluto e specifico, che sono importanti nella progettazione di una coppia di ruote dentate. Va bene? Allora, se inizialmente, come detto più volte, il contatto avviene in M1, come proprietà delle ruote devolventi, il punto di contatto si muove lungo questa linea, raggiunge P con 0 e così via. In M2 la stessa coppia di denti si lasciano, ma il luogo dei punti di contatto è proprio questa retta, va bene? E quindi il punto M1 si muove da questa posizione, passa attraverso P con 0 e successivamente raggiunge la posizione M2. Allora, possiamo dire che in questa posizione ci sono due punti, uno del profilo 1 e l'altro del profilo 2, che sono a contatto e coincidenti, va bene? Quindi diciamo che qui abbiamo un A con 1 primo che coincide con un A con 2 primo, ok? Inteso A come appartenente al profilo 2 e A appartenente al profilo 1. La domanda è: dove sono andati a finire questi stessi punti individuati sui rispettivi profili quando il contatto è passato da M1 a P con 0? Questo è quello che noi vogliamo porre in evidenza. Bene, allora, se considero questo punto appartenente alla ruota 1, la ruota 1 ruota intorno al proprio centro di rotazione, cioè la O con 1, mentre qui noi abbiamo O con 2. Quindi il punto A1 appartenente al profilo 1 ruota intorno ad A con 1, che starà qui sopra naturalmente. Quindi se punto il compasso in O1 con apertura O1 e M1, io posso tracciare questo arco di circonferenza. Quindi il punto A1 è andato a finire qui in seguito alla rotazione avvenuta intorno al centro fisso O con 1. Ci siete? In questo modo, in questo verso. Questo è il punto A con 1. Questo qui. Lo stesso punto, ma ritenuto appartenente al profilo 2, dove andare a finire? Questo naturalmente, se appartiene al profilo 2, la ruota 2 ruota intorno ad O 2 e quindi ruota intorno a quest'altro centro. Dove andare a finire? Esattamente qui, perché sarebbe la cresta, e la cresta qui è la cresta qui, giusto? Quindi sempre in questo verso, quindi questo punto si è spostato e è andato a finire qui. Questo punto è A con 2. Questi sono quelli che si chiamano i punti corrispondenti. Perché questo ragionamento? Questo ragionamento è servito a mettere in evidenza che inizialmente questi punti coincidono, ma successivamente A1 è andato a finire qua e A2 è andato a finire qui. Ok? Vedete la differenza di arco di evolvente? È diverso. Ok? Cioè qui ho questo arco, che sarebbe l'arco di evolvente P con 0 A1, che è diverso dall'arco di evolvente P0 A2, che è questo. Ci siete? In particolare abbiamo messo in evidenza che l'arco P con 0 A1 è minore dell'arco P con 0 A2. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si è verificato strisciamento nel moto relativo, giusto? Cioè di contatto tra i profili.
perché se ci fosse stato un puro arrotolamento di un arco di evolvente sull'altro, naturalmente questi due archi sarebbero uguali, ma non lo sono, e questo noi lo abbiamo messo in evidenza. Va bene? Ecco qua, l'abbiamo messo in evidenza. A questo punto, da queste considerazioni, diciamo, più qualitative, noi vogliamo passare a delle considerazioni più quantitative. Andiamo quindi ad individuare uno strisciamento, che è uno strisciamento assoluto, che è proprio uguale alla differenza di questi due archi. Quindi qui abbiamo un pi con 0 a con 2 meno pi con 0 a con 1. La differenza tra questi due archi di evolvente produce lo strisciamento assoluto. Va bene? Perché? Perché in pi con 0, non ce lo dimentichiamo, il contatto è di puro arrotolamento in quell'istante, ecco perché prendiamo pi 0 come riferimento. Quindi ho valore massimo, come vedremo, della velocità di strisciamento in questo punto, e qui è 0. Perché? Perché pi 0 è il centro istantaneo di rotazione al modo relativo, quindi è ovvio che in quell'istante il contatto è di puro arrotolamento. Va bene? Ok. Allora, andiamo avanti con queste considerazioni. Allora, per quanto riguarda la velocità relativa angolare, la omega 0 è uguale, anzi indichiamola inizialmente come la omega 2 1, è uguale ad una omega 2 meno omega 1. Scrivo questa relazione in forma scalare perché questo è un moto piano, e quindi i vettori di velocità angolare sono perpendicolari al piano, ok? Quindi posso scriverla in forma scalare. Ma non dobbiamo dimenticarci del segno, naturalmente, di questi vettori, ok? Ciascuno di questi si porta appresso il proprio segno. Allora, siccome noi qui stiamo considerando sempre questa situazione omega 1 in questo verso e la omega 2 perché sono ruote esterne, come detto più volte, ecco, noi assumiamo come verso positivo quello antiorario, va bene? Questo lo assumiamo positivo con la regola della mano destra, quindi immaginiamo di avere un asse z perpendicolare al piano della lavagna, e quindi il verso positivo è quello antiorario. Detto questo, se qui vado ad inglobare i segni, la omega 2 è positiva, quindi ho una più omega 2 meno una omega 1 che viceversa è oraria, che è negativa, quindi meno meno omega 1. Morale della favola che ho un omega 2 più omega 1. Quindi la omega 2 1 è positiva, è maggiore di 0, quindi vuol dire che ha un verso antiorario. Va bene? Così intesa. Va bene? Ecco,